Buongiorno a tutti, qui è Claudio Panerai, oggi abbiamo con noi Raul Di Gennaro di Xon Telematica. Buongiorno Raul. Ciao Claudio, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di business e di business con Mail Store. Io ho visto dagli ordini recenti che avete fatto che la tua azienda ha iniziato a proporre Mail Store abbastanza sistematicamente a tutti i clienti e ho delle curiosità in proposito. Posso partire diretto con le domande senza giri di parole? Vai, vai. Allora, perché avete deciso di investire su Mail Store, quindi formarvi su un nuovo prodotto, acquisire tecniche di vendita, acquisire nuovi skill? Beh, innanzitutto qualsiasi prodotto nuovo va visto, va valutato e nel caso di Mail Store abbiamo trovato degli elementi che potevano essere dei plus per la vendita, quindi la decisione di investire su Mail Store sostanzialmente deriva dal fatto che siamo sempre alla ricerca di prodotti nuovi e che prodotti che possono essere venduti ai clienti con una soddisfazione reciproca nostra e dei clienti. Chiaro, quindi novità di prodotto, prodotto stabile, perché non metterlo sullo scaffale? Certo. Parole povere. Senti, a livello di processo di vendita, qual è la difficoltà che incontri più spesso, incontrate più spesso con i commerciali quando si tratta di vendere un sistema di archiviazione email? Che purtroppo il cliente non sempre capisce l'utilità di avere un sistema di archiviazione e di ricerca per contesto. Allora, i problemi sono due. Non tutti i clienti hanno la sensibilità tale per dire ma cosa succede se perdo una mail? La risposta classica è la richiedo all'utente, quando poi evidentemente non sempre si può fare. Certo. La questione B è non tutti gli utenti capiscono immediatamente l'utilità di poter cercare le mail all'interno di tutte le mail aziendali. Dicono ma tanto io ho Outlook, ho Thunderbird, faccio ricerca, vado lì, lo faccio anch'io, non è quello il problema vero è quando tu devi andare a cercare un gruppo di mail all'interno di tutto lo scibile delle mail che sono state inviate dalla ditta. Faccio un esempio classico, banalissimo, sì, che faccio con gli utenti, guarda, quindi può essere utilizzato, non dico come tecnica di vendita perché mi sembra eccessivo, però, cioè banalmente ti arriva il tuo responsabile amministrativo che ti dice, guarda, abbiamo una contestazione, dobbiamo tirare fuori tutte le mail dell'ultimo anno con quel fornitore o con quel cliente. Voi come azienda siete stabile, però magari un po' di turnover l'avete avuto, i commerciali vanno e vengono, le persone vanno e vengono. Certo. Chi l'avrà mandata questa mail? Quali? Dove? Quando? Come? Ecco, è questa la classica risposta, è il classico esempio che io faccio ai clienti nel momento in cui mi chiedono ma perché devo mettere su in piedi un sistema di archiviazione mail? Quindi queste sono le due difficoltà che si incontrano. Chiaro, quindi prima, diciamo così, per sintetizzare, prima di dire costa troppo o il prezzo va bene, c'è comunque una mancanza di consapevolezza del fatto che è una cosa che veramente serve. Esatto, una mancanza di sensibilità sul problema. Poi quando li porti a ragionare sul problema, oppure se hanno avuto dei casi di specie, ecco che allora la cosa è tutta... La trattativa è decisamente più semplice. Chiaro. Senti, invece, trattando sempre di vendita, ai clienti ai quali avevi già in precedenza dato un sistema di archiviazione mail, che cosa dici per proporre Mail Store come rimpiazzo di un altro sistema che c'era già in piedi, un altro sistema di archiviazione mail già funzionante? Mail Store ha almeno un paio di plus che sono fondamentali. E che si vendono bene, che sono due argomenti di forza. Uno è prettamente tecnico e quindi fa presa sugli IT manager, che è quello che Mail Store riesce ad archiviare grosse mole di dati in uno spazio decisamente più basso. Quindi, guarda, noi abbiamo fatto prove con un grosso cliente, 5 milioni di mail e quasi un tera di repository, meno della metà, tanto per dare del è un bel risparmio, effetto. È un bel risparmio, più il risparmio del SQL, che solo di SQL magari 100 giga ci vanno lì. L'altra cosa che invece interessa di più gli utilizzatori, e quindi fa presa su chi deve decidere
se utilizzare o meno Mail Store, è il fatto che Mail Store permette di fare ricerche per contesto sul contenuto degli allegati. Questo è veramente un bel punto di forza, per tanti motivi. Te ne spiego un paio. Prima di tutto perché spesso la gente non si ricorda a chi ha mandato la mail, magari il nome, magari l'oggetto, però è più facile che si ricordi qualcosa che è contenuto nel file di Excel o nel PDF che è in certo. L'altra cosa è che sotto mentite spoglie questo sostituisce un po' l'esigenza di avere una gestione documentale che alcune aziende hanno in piedi, perché la gestione documentale è proprio quella che va a mettervi i documenti e di ricerca per contesto, quindi ricerca per contesto del contenuto. Queste sono due cose estremamente vendibili e sono due punti di forza di Mail Store. Chiaro. Senti, per andare verso la conclusione ti faccio un'ultima domanda. Se tu esci un attimo dai panni dell'imprenditore che deve fare il business nella sua azienda, consiglieresti a un'altra azienda come la tua, cioè di consulenza informatica, di iniziare a vendere e implementare sistemi di archiviazione mail basandosi su Mail Store? E se sì, perché? Allora, indubbiamente sì, sia internamente sia anche magari come servizio da dare all'esterno, volendo. Anche qua per due o tre motivi ben precisi. Prima di tutto perché Mail Store è estremamente flessibile nella possibilità di ingurgitare dati, quindi tira su dati, tira su mail, praticamente da qualsiasi cosa. Quindi è estremamente versatile. L'altro plus che Mail Store dà, sto pensando adesso a un servizio da fornire a terzi, per esempio, è che ha un ottimo sistema di ricerca mail su mobile, cosa che non tutti i sistemi di archiviazione mail hanno. Oggi come oggi la parte mobile è molto in crescita e questo può essere un buon argomento. Perfetto. Senti, io credo che con queste 5 minuti di chiacchiere che abbiamo fatto su Mail Store tu abbia dato dei buoni spunti ad altre aziende che volessero intraprendere l'avventura di eseguire archiviazione mail tramite Mail Store. Noi ti ringraziamo per questa tua disponibilità e ti auguriamo buon lavoro naturalmente con Mail Store. Grazie altrettanto.